Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, Windows 8, Samsung. Stiamo parlando della gamma ATIV, l'abbiamo annunciata ieri sul blog, non in esclusiva, però comunque abbiamo dato qualche informazione in più. Troviamo il primo tablet, diciamo entry level, è un tablet con processore Snapdragon S4 da 1.5 GHz e 2 GB di RAM. Probabilmente questi dati per i più smanettoni e gli amanti di Android potranno risultare familiari, e la fantasia automaticamente vola un dual boot con Android Jelly Bean, magari in futuro su XDA, vedremo se sarà possibile. Comunque sia, abbiamo un ottimo Windows 8 versione RT, piacevole. Windows 8 lo abbiamo usato molto poco, quindi non siamo proprio smanettoni di questo sistema operativo, però abbiamo l'interfaccia Tiles, interfaccia che può essere modificata come vogliamo, spostando i nostri Tiles un po' dovunque nella nostra interfaccia e arrangiandoli un po' l'esperienza di Windows Phone 7, rivisitata, ampliata, migliorata, con tante applicazioni nuove, sia graficamente sia come livello di contenuti. Abbiamo le funzionalità rapide per quanto riguarda la gestione del multitasking, è possibile vedere con lo swipe tutte le varie funzioni, andare nelle varie connettività, andare a vedere per esempio le varie funzionalità di share, search, andare nei settaggi, andare a configurare il nostro tablet in maniera rapida e veloce. Tasto Windows, fotocamera anteriore da 2 megapixel, posteriore da ben 5 megapixel con flash. La finitura è molto stile Galaxy S3, il peso è veramente molto contenuto, devo dire che rispetto alla serie Note è più leggero. Ci ha stupito, in quanto comunque un tablet a 10 pollici in genere si affatica un po' a tenerlo in mano, questo secondo noi è inferiore ai 500 grammi o comunque siamo lì, purtroppo non abbiamo la specifica del peso in questo momento. Ovviamente desktop, quindi esperienza Windows completa, qui rimarchiamo il fatto che è uno Snapdragon S4, quindi basato sul processore ARM come Android, come processore Android. Esperienza Windows classica, non abbiamo il menu start, però abbiamo tutte le varie funzionalità classiche di Windows, possiamo tranquillamente gestire cartelle come Windows normale, un vero e proprio computer a tutti gli effetti, nessuna differenza, una bella tastiera grande, facile, multitouch, facilissima, quindi da scrivere anche mail lunghe senza nessun problema. Andiamo a vedere se riusciamo a scrivere anche una mail elimina bozza, vediamo un po' di scrivere un'altra. Ovviamente Windows ci permette di ruotare la schermata, in questo momento non funziona, ma comunque è possibile, probabilmente non è attivata la funzione. Proviamo a scrivere anche una mail, vediamo se riusciamo. Come si vedete, ho scritto una cosa assolutamente a caso, però si scrive decisamente bene, anche con due mani si riesce a scrivere e a digitare bene, siamo in una posizione molto scomoda adesso. Un tablet è un sistema operativo sul quale noi abbiamo grosse aspettative, soprattutto per quanto riguarda la gestione tablet, e forse finalmente potremmo avere un tablet che sostituisce a tutti gli effetti un PC. Vediamo anche se abbiamo la connettività internet, dov'è il browser, eccolo qua, connettività internet che in questo modello è un wifi solo, ci dovrebbe essere poi anche la versione 3G, questo modello ha anche la NFC e lo schermo è un HD. Esiste il modello Pro con tastiera che ha la risoluzione Full HD. Vedremo con focus successivi tutte le funzionalità del nuovo Windows 8, un sistema che analizzeremo con calma, in quanto comunque prima dell'uscita completa sul mercato ci vuole ancora un mese e mezzo circa, perché si parla di ottobre, però un prodotto e una serie di prodotti che Samsung in questo momento ha offerto, ma che comunque domani e nei giorni prossimi con Sony e altri produttori, Asus, abbiamo visto e vedremo in maniera approfondita, un sistema operativo sul quale appunto abbiamo ottime aspettative. Un saluto a tutti i lettori di HD Blog, dai Nico.